Qui dalle mie parti non è difficile imbattersi in gruppi nutriti di formiche alate che escono dai nidi per poi andarsene poco dopo. Beh, che se ne dica, le formiche alate non sono una specie diversa da quelle che vedete normalmente, sui prati di casa vostra, senza ali, ma sono esattamente la stessa specie, solo che queste alate, nascono alate perché sono regine e maschi, che dopo aver fatto il volo nuziale si dirigeranno verso la creazione di nuove colonie per quanto riguarda le femmine e periranno poco dopo l'accoppiamento per quanto riguarda i maschi.